Bussiamo dietro questa porta e vediamo chi ci apre. Margherita, piacere, Antonio, l'amica delle stelle. Possiamo rubarti solo 10 minuti per una breve intervista. Ci sono dei bambini a Bologna curiosi di farti alcune domande. Se potessi inviare un messaggio simile a quello inviato da Arecibo verso un pianeta abitato da civiltà extraterrestri, cosa invieresti? No? La parte più bella o la parte più brutta della nostra società? Ma un po' tutte e due forse, è tanto fare vedere vari esempi di popolazione, uomini, donne, animali, le nostre città, i problemi dell'inquinamento. Secondo alcuni non dovremmo farci notare molto da altre civiltà, perché potrebbero essere cattive anche in maniera involontaria. Cosa ne pensi? Penso di sì. Penso che sono molto più evoluti di noi, sarebbero forse fare la fine che noi abbiamo fatto fare agli indiani d'America o agli aborigeni d'Australia. Forse finiremo in uno zoo extraterrestre. Se abbiamo un contatto con una civiltà extraterrestre e dobbiamo nominare un ambasciatore o un'ambasciatrice, cosa sceglieresti tra un politico, uno scienziato o un bambino? Forse un bambino che sbaglia un altro bambino extraterrestre, però anche bambini c'è spesso molto più belli. E cosa chiederesti ad un alieno al primo contatto? Un vero alieno che capisce il mio linguaggio, come dire. Cosa sono gli UFO? Gli UFO alla lettera vuol dire oggetto, unidentified flying object, cioè in inglese oggetti volanti non identificati, e alla lettera avete significato degli UFO.